Ciao Cinofilovers! E anche se il mio stile sta rasentando un po' la tipologia nonno di Heidi, dovevo fare un video. Molti di voi mi scrivono come vorrei partecipare alle tue lezioni del corso Educatore Cinofilo. Allora ho preso la palla al balzo e oggi vi voglio portare con me durante una lezione con il corso Educatore Cinofili in cui ho chiamato Thor, un cane che sto seguendo che ha problemi di reattività verso gli altri cani quando è al guinzaglio, perché l'occasione era proprio ghiotta. Nel video vedrete che Thor, purtroppo non ha una pettorina come piace a me, ma ha un collare a strozzo legato fisso, insomma, non può scorrere. Purtroppo i proprietari quel giorno si erano dimenticati la pettorina, ma l'occasione era veramente molto importante per Thor, per cui ho preferito lavorare lo stesso, magari con delicatezza, tanto è vero che riprendo Davide quando risulta meno delicato. Ma guardate un po' cosa abbiamo fatto con Thor. Tu stai un po' più laterale, quando ci avviciniamo ti sposti un po' più di lato. Sì, alla tua sinistra. Quando ti fa queste piroette dietro di te, bloccalo perché è un tic nervoso. Lo devi proprio contrastare fisicamente, non puoi farlo. Perché sennò se va in preda ai tic non ragiona. Quando senti che è il momento di fare il lavoro dell'equilibrio, vai. E così. Non gli fa fare sta roba qua, senza contatto. Contrasta con calma. E te ne vai di lato, inizia già a spingere di lato, tu gli dici guarda che a me non interessa, accelera perché lui non sta puntando il cane, se poi punta equilibrio. Vai, 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 ci sono. Occhio, occhio, perché ti stava tirando prima per andare via. Sì. Fermo. Ci vuole la staticità prima di ripartire, deve star fermo. Deve star fermo. Mettilo in equilibrio. Marito, Ancora. Prima si sta fermi e poi si va via. Così va bene, cerca di lasciare morbido, ma non che arrivi. Sì. Questa è tutta roba positiva, sono in presenza di un cane, ma sto scegliendo di fare altro. Bravo. E non è un caso che l'ho fatto così a lungo, ha voluto sperimentare questa sensazione. Allora, specifichiamo che tipo di lavoro sto cercando di fare con Thor. Thor è arrivato ad avere questo comportamento per tutta una serie di motivi che non vi sto a raccontare, se no il video diventa lunghissimo. Bene, quindi abbiamo tolto suo papà perché Thor vive anche con suo papà, vivono insieme e questo ha complicato le cose, per cui abbiamo tolto suo papà per iniziare a fare un lavoro individuale. Non gli diamo strattoni, non gli diamo ordini, quello che faccio fare è il ribilanciamento del corpo del cane, mettere il cane in equilibrio. Cosa significa? Davanti a una situazione stressante, se vedo che c'è la capacità di tornare lucido, faccio spostare il cane all'indietro sostanzialmente, perché non gli diciamo più non devi fare quello che fai. Faccio dire ai loro proprietari un'altra cosa: vuoi farlo? Va bene, ma fallo senza tirare. Se il cane tira vuol dire che non si sta controllando in assoluto e la sua mente vuol dire che è già molto più avanti di quanto non sia il corpo. Se vogliamo avere una speranza che il cane torni a ragionare, faccio mettere il cane in equilibrio e insisto finché non si ferma. Può fissare, può guardare, può abbaiare per il momento, ma in quell'atto l'unica cosa che voglio è che non tiri. Come vedete, i proprietari hanno solo due compiti. Il primo compito è di rimanere al di fuori del campo visivo del cane, per questo rimangono sempre dietro, perché voglio che Thor inizi a sentirsi non più spalleggiato quando fa quello che fa e quando i proprietari sono vicini anche per tentare di calmarlo, lui decifra proprio questo. Quindi voglio che si senta solo nel problema, così da portare la mente a fare un ragionamento in più, forse è meglio lasciare perdere. Quindi, prima regola, stare dietro così che il cane non mi veda, seconda regola, cercare di togliere la tensione dal guinzaglio, così mentre fissa il problema non mi vede e non mi sente. Hai voglia di continuare a fare lo splendido o forse è meglio girarsi e guardare dove sono mamma e papà? Ne abbiamo un altro di cane. È meglio se vi fate trovare prima sul sentiero e poi vi spostate dopo. Ora rimani lì. Mamma di lui si mette dietro lui. Lui si è cieca, quindi giochi di sguardo con lei. Un po' più dietro perché così. Brava Lucia, siamo dietro.
e poi questa la ripetiamo perché è proprio un disastro. Vieni dietro, girati. Ti sei già dimenticato? Vai, riandiamo con calma. Che bravo. Bravo, bravo, bravo. A volte ci vuole solo un po' più di calma. Bravo. E la calma gliela devi trasmettere tu con i movimenti. Ok, cane difficile, cane che ci dice le parolacce. Non dobbiamo aspettare che si arrabbi. Tendenzialmente con problematiche del genere il primo obiettivo si pensa che debba essere mettere il cane con altri cani, ma se il cane ci sta dicendo che ha un'incapacità relazionale con gli altri cani, se io lo metto a relazionarsi con i cani andrà bene questo incontro? Potrà andar bene se io lo intimidisco, se io gli faccio più paura dell'altro cane, allora sì, ma non è quello che vogliamo. La prima regola per me è imparare a lasciar perdere. L'hai bloccato, ma non lo stava puntando. L'ho tirato, l'ho secondato, Okay, non rallentare qua vicino al problema. Bene. Questi momenti in cui lui si ferma ad annusare sono momenti di respiro per la sua mente. Lo sta facendo perché così riesce a ritrovare un po' di calma. Quindi è importante non bloccare questo comportamento se abbiamo un bisogno di questo tipo. Inizia a cambiare binario, gli dici che a te non interessa. Equilibrio. Deve sempre prima rinunciare e poi si riaffronta. No, non venire via, non andare se non è venuto via. E noi non gli diciamo niente perché lui deve elaborare il pensiero di venire via. Lo possiamo solo aiutare a fare quel pensiero, quindi gli chiediamo solo di stare in equilibrio senza tirare. A un certo punto questa situazione diventerà così noiosa che dovrà fare altro se vuole venire fuori. Dai, vieni via. Vedi che è bravo? Bravo. E ora andiamo. Solo con la consapevolezza che si può lasciar perdere dopo, Thor potrebbe anche aver voglia di relazionarsi in maniera positiva, perché ha la consapevolezza che può anche lasciar perdere. Allo stato attuale delle cose, Thor è convinto che quell'atteggiamento sia giusto, che si debba proprio fare così, anche perché è molto tempo che Thor non vede cani senza fare altro. Giorno dopo giorno il suo schema è stato quello e nella sua testa si deve fare così. Quello che noi stiamo facendo è fargli vedere che si può fare diversamente, così che poi, stressandosi meno e capendo che è più vantaggioso per lui comportarsi in un altro modo, sarà lui a scegliere l'azione giusta in autonomia. Ora lascialo pure che tiri. Mano a mano che ti avvicini al problema, accorci alla distanza necessaria per essere tranquilli. Non rallentare vicino ai problemi. Torna indietro, torna un po' più indietro, respiro, vado via. Bravo. Bravo. E riproviamo subito. Riprova. Vai. Vai. No, questo è giusto perché lui si tiene nella parte più larga. Lui aveva preso per un attimo una scelta più giusta. Bene, dici che bravo! Bravo, Thor! Vai pianino, acceleri solo in prossimità del problema, come a scappare via dal problema. Fatti vedere però, perché non si vede il cane. Ah, c'è un cane?
piano, sta già puntando, fermati. Bene, dimmi che bravo. Bravo. Mando un audio o te lo ricordi che devi dire bravo? No, dopo che ti ricordi di bravo. Bravo. Questo è l'autocontrollo cognitivo. Tante ripetizioni in un lasso di tempo breve. Andiamo. Benissimo. Bravo. 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 E via. Vi fate andare, vi fate un pezzetto di passeggiata da soli, voi tre. Poi tornate in campo che vi aspettiamo. Ok. Per un'ultima cosa. Grazie. Come avete visto in questo breve ma lungo video, non abbiamo dovuto usare strattoni, richiami, ordini, non abbiamo dovuto intimidire il cane, lo abbiamo aiutato a compiere la scelta più giusta per lui. E vi assicuro che se ce l'ha fatta Thor, vuol dire che ce la possono fare tutti i cani. Quello che i cani vengono a fare da me non è fare lezione, ma vivere un'esperienza che gli servirà già dal giorno dopo. Perché dobbiamo imparare che i cani non sono macchinette che vanno programmate così da digitare il tasto interessato al momento giusto. Questo non accadrà mai. I cani vivono di emozioni, vivono di bisogni, e solo se ci sforziamo di capire perché fanno quello che fanno, riusciremo a risolvere piccoli o grandi problemi. Come sempre, il tuo sapere, il suo benessere. Ciao!